No, non significa necessariamente che devi sopportare la visione di questi giochi di merda. Io mi butterei anche su un'avventura grafica, onestamente. Però facciamo contento Brodino. Gli dimostro per l'ennesima volta che questo gioco non sa da fare. Non mi ricordo più come. Ok. Allora, ho bloccato il nemico. Non mi ha ancora danneggiato. Attenzione. Bene. Combattimento perfetto. Dobbiamo aggrarne un altro. Benissimo. Sarà uno spasso, no? Cioè. Ahia, m'ha preso. Mi fa impazzire l'idea di combatterne più di uno alla volta, poi. Con un sistema di combattimento. Che poi quelli si sono aggrati senza motivo, perché c'è. Ma guarda là. Mi sono scordato di parare. Siamo già in fin di vita, eh? Solo perché il gioco ha osato farmi combattere con due alla volta. Ah, i cadaveri si decompongono, no? Non è come Dark Souls, non è esattamente la stessa cosa. Comincio a notare delle discrepanze tra questo gioco e Dark Souls, guarda. Poi mi spiegano anche a che serve posare l'arma, perché non l'ho capito. Non sembra ci sia del loot. Questa è una porta che è messa qui per finta, per gioco. Non riesce a alloccare. Ah, ecco, c'è un nemico. Certo. Muoio dalla voglia, veramente. Ecco, quella è la zona che mi preoccupa. Tutto lì. Per il resto, tranquillo, tranquillone. Cosa? Ah, mi stanno tentando di attaccare dal piano di sotto. Giusto. No, tu ce l'hai le preferenze, certo che le hai. Non saresti un essere umano se non le avessi. Bene, l'uomo cavallo lì. Quella cavalla lì. Non è la stessa più. Non è la stessa. Ah, giusto, è dentro il terreno. È una mossa sua. Madonna, se oso fare due attacchi di fila, veramente succede che prendo sempre danno. Ok. Immagino non ci sia il parry o roba simile, anche vagamente figa o di skill. Solo aspetta, attacca, aspetta, attacca, aspetta, attacca. Ok, già mi sto confondendo, in effetti è un gioco complicato. Ma poi che senso ha mettere un nemico così stupido? Cioè, tutti quelli base che incontri sono molto più pericolosi. Se conti San Pietrino, te Dark Sassi ne ha di più. A un occhio inesperto può sembrare lo stesso gioco. Beh, ma in realtà ci sono delle differenze. Diciamo che è un po' un remake di Dark Souls alla fine. E queste porte non funzionano. Che pe...
Ma com'è possibile che sia un gioco come Dark Souls e non ho ancora trovato un oggetto da raccogliere? Uno. Se questa è la loro idea di farlo, sono sorpreso. Però temo proprio di no. Ah, abbiamo una bellissima visione del nostro protagonista. Sì. Ok, no. Porca troia. Dai, vieni qua. Ma dobbiamo giocare come giocheremmo Dark Souls. Questa è la sua parte. Cioè, è la cosa in cui riesce meglio a imitarlo. Il problema è che lo devi giocare male. Perché è brutto. Madonna. Dai. Almeno. Stavo per dire, almeno sono in grado di raggiungerci. Bene, fuori un altro. Sto facendo ovviamente alla cieca perché hanno avuto questa bellissima idea cinematografica di mettere la telecamera sotto lo scudo. Porca madonna. Guarda, mi aspettavo che premendo il tasto centrale del mouse lanciasse le bottiglie come quello di Valakas. E invece no. Si sono ricordati di togliergli quell'asset lì. E quindi che dobbiamo fare veramente? Vabbè, allora meglio che locco qualcuno, almeno guardo sempre nella stessa direzione. Meglio che locco qualcuno più vicino. Ma porca troia. Volevi? Osso dopo osso. Tutto ti strapperanno. E poi non mi ricordo più come continua, la devo imparare. Allora, se il gioco ci degna di un checkpoint, io vado avanti. Se muoio, giuro che chiudo tutto. Non ci sono più nemici, quindi non vedo perché dovrei morire. Tipo cercando di entrare là dentro, che mi sembra già così a vedersi una pessima idea. Anche perché non c'è il salto. No, no, no. Non tentiamo la sorte. O saggio e errabondo, non tentare la sorte. Ecco, questo è un altro pezzo che mi ricordo. Qui, se fosse Dark Souls, ci sarebbe un oggetto. Invece, questa è la versione più hardcore. Mettono un sacco di vicoli ciechi inutili. Mi fa impazzire come praticamente lo stesso identico character riggato di Unreal Engine 4 con una mesh diversa e le animazioni gratuite di Mixamo. Amici, consolati, mi ha mangiato una baby anguria per cena e prevedo squalo. Come una baby anguria? Ok, altri nemici. Giusto per aggiungere un po' di varietà al. Ah, sì, è il cavallo di prima. Accompagnato da un nemico normale. Brrr. Porca troia. No, non sono morto. In qualche modo si rigenera la vita. Mi sa che è lo stesso gameplay di Deep Valakas in qualche modo. Che imbarazzo comunque. Ma vaffanculo. Non è che si capiscano tantissimo le hitbox comunque. Cioè, quelle poche volte che mi scordo, che poi non ha neanche dei contro tenere lo scudo alzato. Cioè,
così che ti difendi normalmente. Tipo, cioè, sembra come se girasse un volante, che ne so. Che fate? Venite. Ma da quando hai imparato ad attraversare le porte? Cioè lui. Sì, insomma. Ah, giusto che sti cavalli hanno come particolarità quella di non morire mai, troppa vita. Mi preoccupano questi qua normali, giustamente. Lì che è successo? Ah sì, i corpi che scompaiono, giusto. Non ho capito se ho preso danno oppure no, onestamente. Dai, che c'eri quasi. Sta avvenendo quell'altro. Non abbassiamo la guardia. In qualche modo ho preso danno. Non ho capito proprio come, però va bene. Pure. Ok, allora io adesso mi allontano e aspetto che si rigenera la vita, perché a quanto pare fa parte del gameplay di questo gioco questa cosa. Io sono sicuro che la vita in qualche modo prima mi è aumentata da sola. Ciao Simone. Che effetto strano che ti fanno le angurie. I celebri cavalli con le corna da cervo e un occhio poco allenato potrebbero sembrare proprio dei cervi. Cazzo, la vita si rigenera molto lentamente. Mi chiedo se si rigeneri anche i nemici a questo punto. Ormai non mi sorprende più niente. È un gioco che vince su di te perché conta sul fatto che tu non hai la voglia di stare mezz'ora fermo a aspettare che ti si ricarichi la vita, probabilmente. Forza cavallo, forza, forza. Basta. Non caghi nessuno e corra. Guarda. Dimostro che non è una cosa troppo fattibile perché mi pare che già ci avevo provato. Ah, così si salta, perfetto. Ah, ok, ho saltato dal lato sbagliato. Ai, 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 ai. Gangbang. Sì, speedrun strats talmente potenti che comincio a correre durante la cutscene. Allora, andiamo di qua. Di qua. Questo perché ho imparato a memoria questa parte. Quindi ci siamo saltati tutta quella roba lì. Adesso corriamo come dei dannati senza sapere dove dobbiamo andare. Qui non c'è niente. Qui c'è un meccanismo che non so come si usa. Qui c'è una porta. Aia. E tutto sommato non abbiamo perso neanche tanta vita. Ah, giusto, che qui c'è il boss. Allora, questi li posso anche ammazzare, no?
Io già una volta mi sa che qua c'ero arrivato. Solo che non so se lo voglio combattere, onestamente. Ok, la porta non si apre, quindi mi sa che sono tenuto a combatterlo. Beh, non si fa niente. Ogni tanto si teletrasporta praticamente, si muove a cazzo suo. Ok. Tutto questo non è bello. Non è bello per un cazzo. In qualche modo mi ha ferito. Ma guarda la. Ma c'ha tipo le animazioni comunque di un umano, no? Rallentate. Io voglio vedermela una speedrun di Dark Sassy. E che fa proprio schifo come hitbox. Devo recuperare un po' di stamina. Va va che sposta gli oggetti. Usa la VOC. No, mi sono. Ok. Torniamo a noi. L'ho infilzato. Beh, ci vorranno solo qualche 700 colpi, però. Come, scusa? Fa il verso di un corvo a orologeria. Che cazzo ne so? Madonna, che. Pena, che pena. Non ho capito se mi ha colpito. Va bene. Esatto, il logo Eidos fa veramente lacrimuccia nostalgia. Ah. Aspetta. Questo c'ha le frecce, questo c'ha la spada forse. Questo dorme, va bene. Oppure è morto. Difficoltà media, facile, difficile. Media va bene. Anti-aliasing possiamo anche pomparlo. Anche questo lo togliamo, questo lo lasciamo. Cominciamo questa avventura. Fa, quando il Ah, in malvagio figlio della italiano! guerra dei samurai venne bandito per la prima volta, sull'impero scese un'era di pace e tranquillità che durò per più di 300 anni. I castelli oscuri che aveva I draghi costruito furono cinesi che dormono per abbandonati mille e anni. caddero gradualmente in Giorgio rovina, Merazzi. liberando Sì, è gli Max abitanti Payne? circostanti dal giogo della paura. No, non Con è il Max passare Payne. degli anni, il No. segreto della potente magia Kuji venne celato in antichi santuari. Sì, è Gli Max abitanti Payne, dei ok. villaggi e delle città tornarono a dedicarsi all'agricoltura e alle loro vite La beretta che quotidiane. portavo Un nell'impermeabile giorno, si però, agitava, no? Come qualcosa la beretta si cambiò. agitava sotto Sulle l'impermeabile. montagne all'orizzonte cominciarono a formarsi terribili tempeste. Le pianure furono devastate da terremoti e inondazioni. Guardandoci Madonna, dalla ma ha cima della doppiato un montagna in milione cui i di ninja si erano videogiochi per sto secoli tipo. addestrati, il maestro ninja vide che c'era qualcosa Cioè, di se chiudo gli occhi e sento terribilmente la sua voce, mi spaventoso e immagino orribile. un Cercava caleidoscopio la di Kuji di videogiochi fuggire dalla diversi. città in marcia per le foreste, intenti a cacciare e catturare gli animali per Pure in Lego scomodarli. Island, Madonna.
chissà chi se lo ricorda. Il malvagio signore della guerra dei samurai era tornato e che aveva iniziato a creare un esercito di... Ma le porte del treno si erano già chiuse dietro di me. Adottai il mio tipico ingresso alla Bogart senza guardare in faccia nessuno. Per corrompere gli animali innocenti, trasformandoli in samurai privi di volontà. Ah, quindi i samurai sono gli animali innocenti, tutto ha senso. I suoi antichi castelli e sfruttarli come basi per terrorizzare le campagne circostanti. C'era un'unica pecca nel suo piano. Non c'è... No, il Lego con le macchinine. Lego Island era un gioco dei Lego stravolto l'equilibrio della natura, causando lì... Tu facevi il pizzaiolo. Sì, le dovevi costruire un po' tutte, ma non credo che sia difficile. No, quello che dico io, tu eri un pizzaiolo. Cioè, non un pizzaiolo, un ragazzo che consegnava le pizze. Non sapevo ancora cosa stesse succedendo. Era uno stranissimo open world, veramente. Aveva il suo senso, ma era un gioco abbastanza low cost. Per quello che ricordo, ci sarebbe da guardarselo su YouTube. Minchia quanta trama, eh! Passarono molti giorni e non arrivò alcuna notizia dal ninja inviato. Il maestro ninja inviò il suo secondo ninja più abile, ma ancora nessuna notizia. Più e più volte egli inviò i propri ninja, ma nessuno fece mai ritorno. Fu così che scoprì che in realtà divennero mini ninjas. Erano gli ultimi ninja che avrebbe mai scelto per una missione così pericolosa. Ed erano mini. Ma pareva che il destino del mondo fosse ormai nelle mani di questi ultimi due. Ok, sì, infatti Lego Racers ha più senso. Lego Island, cioè, boh, è... Non saprei come descriverlo. Il problema è che me lo sono pure nerdato. Ok. Eccoci qua. Siamo Ryo Hayabusa in versione Kibi. Con la spada. È proprio bellino. È proprio bellino come si muove. Risponde bene ai comandi. C'è un po' troppa storia e cazzi. Non erano più delle ragazzine, erano dei mini ninja. Sta succedendo qualcosa di terribile. Sono sceso a parlare con il capovillaggio ai piedi della montagna per scoprire se sapeva qualcosa dei nostri amici ninja. Non ci ho giocato a Tenku, però sì, ho presente. Non ne sapeva nulla. È stato tipo tra i primissimi stealth della storia. Ha avvistato dei samurai nella foresta oltre il fiume. Sfoggiavano un misterioso simbolo sui loro stendardi. A quanto pare i samurai cacciavano degli animali portandoli verso il cuore della foresta di Giada. In quella direzione c'è solo il vecchio castello, ma quella fortuna... Comunque non credo che sia uno stealth questo gioco. O almeno così pensavo. Non so quanto ninja sia. Devi completare in fretta il tuo addestramento. Dovrai partire per la montagna e raggiungere il castello. La Valchiria. Lì troverai alcune risposte a questo enigma. A mia richiesta il Tengu ha tessuto dei cappelli speciali per te, per aiutarti nel tuo viaggio. Non sono copricapi normali, sono fatti di una stoffa speciale, in grado di deviare persino una freccia. Il susseguirsi delle azioni. Più presto il dojo e parla con Zed. La sensazione che qualcuno mi stesse controllando e osservando ogni mia mossa. Era in un gioco per computer. Per quanto assurdo, era la cosa più orrenda a cui potessi pensare. Hai ricevuto il cappello ninja, bene. Ah, lo posso pure indossare. Vabbè. E quindi? Raggiungi il dojo. È un po' come l'inizio di Zelda Ocarina of Time, dai. Buongiorno. È strano girare per il... Ma anche no, io vorrei... Ah, quindi io salvo gli amici e poi verranno a popolare la... Ma... Ma dai! Ok, questa trovata è simpatica.
un emblema impregnato di sacrifici diabolici. Ero arrivato nel labirinto, ma non c'era nessun minotauro ad attendermi. Citazioni un po' mischiate a caso, perché non è che lo conosco così bene. Niente pollo, vabbè. Dov'è il dojo? Vabbè, tu che cosa mi devi dire? Eccoti qui. Hai parlato con il... Spesso sono in missione per salvare il mondo. Ma non c'è una mappa. Aiuto. No, grazie. Non ho bisogno di aiuto. Ah, si livella anche. Il dojo sarà quello. Sembra l'unica struttura abbastanza grande. Lords and Ladies, se lo ricordo. No. Dovrei. Dojo, perfetto. E me lo dici adesso che l'ho trovata la destinazione? Ah, guarda un po', la freccina. Va bene. Un chihuahua? No, è un gatto. È un mini gatto. Dai che voglio fare il mio addestramento. Ok. Oh. Il maestro ninja mi ha... Ripeteremo per l'ultima. Ora prova ad attaccare. Niente di più facile. Questa volta è eccellente. Ora continua l'assalto con un attacco rapido. Molto bene. Sei stato bravo. Grazie. Naturalmente è raro che un ninja si trovi ad affrontare un solo avversario. Solitamente... Ah, era quella la telenovela, sì. Ora non ti resta che applicare ciò che hai appreso. Io mi ricordo Capitan Mazza da baseball. Ok. Sono Nick Niagara. Niagara perché soffri di incontinenza? Sai cosa ti dico? Va a prenderlo. Io ero legato a una sedia e lui aveva una massa da baseball. Sfotterlo non era la cosa più intelligente da fare. I dubbi esistenziali di un ragazzino di 10 anni che si domandava per quale diavolo di motivo un letto d'albergo dovesse vibrare. Anche io ho avuto questa domanda. Ma perché un corvo? Non lo so. Va bene, le linee guida degli dèi, anche detto come GPS. Mele mangiate, raggiungi l'altare checkpoint. Vedi, già ha superato Dark Stasi subito. Già è più bello di Dark Stasi, guarda. E non ho ancora fatto niente che mi abbia messo realmente a rischio, però... petalo blu. Radura della frutta. Cioè, nonostante sia del 2009, è anche più carino di Dark Stasi a vedersi. Peschetta di ginseng forte, vabbè. Ma casca la frutta! Ma... e recupero vita, mi piace sta cosa. Ah, ci sono delle mele già mangiate addirittura da sopra l'albero. Sì, ma io già sapevo che fosse molto carino. Questo qua credo di averlo preso di mia iniziativa proprio. Del tipo, ho detto, ah guarda che bellino, costa poco, me lo prendo. Sono abbastanza sicuro di non averlo avuto gratis o roba simile. Che vuoi? Ah, ormai. Ok, ah, questo. C'è pure il wall jump, come un bravo ninja farebbe. Sentiero per l'osservatorio. Ah, così si fa stealth, così si mira. Salve i tuoi progressi. Questo l'avevo già capito, però va bene. Ma non c'è un tasto per correre. Va bene.
premia per saltare, avrei dovuto farlo. Ok. LT per parare. Ed ecco Dark Sass Intensifies. Avanzamento di livello. Oh, finalmente ho imparato a scattare. Wow, che carino. Salto a parete, va bene. Penso di poterci arrivare. L'antica burla nipponica di cogliere le mele e mangiarle e appiccicare i dorsali agli alberi. Dov'è che dicono gli dèi? Ah. Ok, penso di potercela fare, sì. Sì, comunque è veramente bellino, in effetti ci sta, mi sembra molto piacevole anche in un momento di mezza paresi mentale. Ok, il warrun adesso. E curiosamente abbastanza funziona bene. Il warrun è una di quelle cose che nei giochi non azzeccano sempre. Martellata? No, abbraccione. E quindi ho liberato un amico. Hai trovato Futo. È il più grosso ninja, il migliore amico di Hiro. Schierarlo contro i nemici più grossi che incontrerai nel corso del tuo viaggio. Hai sbloccato una descrizione. Cosa hai da dire? Eccellente, lo hai trovato. A volte mi chiedo cosa fareste l'uno senza l'altro. Ma io prima me la di continuare l'addestramento dovresti chiamare il tuo amico Futo. I tuoi amici... Vabbè, chiamiamolo. Ah, e adesso siamo Futo. Era ora che ti facessi vivo. Ma dove è finito il tuo amico Hiro? Com'è che non vi vedo mai contemporaneamente nello stesso posto? È un gioco sull'amicizia. Sì, anche Dark Sassi lo era. Vai che vi picchio. Ah, ho usato per sbaglio le stelline. Ai. Minchia che schivate potenti. Molto bene, fu un modo più. Eh sì, non mi trovo troppo bene. E adesso sono di nuovo io. Sai, Hiro, ti ho insegnato molto sulla via dei ninja, ma sono trascorsi secoli dall'ultima volta che qualcuno ha dimostrato del talento nelle arti. La magia Kuji ti permetterà di attingere al flusso naturale del... Innanzitutto, voglio che tu ti nasconda come solo un ninja sa fare. Va e nasconditi in mezzo a quel... Ora, vedi il mio assistente in fondo al sedile. Dai, c'è pure lo stealth. Per nasconderti nell'erba alta, avvicinati di sogliato e attaccalo alle spalle. Attaccando i tuoi bersagli in questo modo infliggerai maggiori danni e i tuoi colpi saranno imparabili. Eccellente, sconfiggendo il tuo avversario hai rilasciato una sfera d'energia rossa. Ora ok, così facendo in questa modalità. Madonna, il Dead Eye di Red Dead Redemption, tipo. Va bene. Recati al Sacro Tempio. E dove sarà il Sacro Tempio? Altro che Naruto. Caro Dark Sassi, sei mitico, specialmente quando quel tizio con tre teste fendeva l'aria tentando di colpirti.
Non ho mai giocato a Splinter Cell, a nessuno. Ho provato forse una demo, però non mi aveva preso tanto. Ero uno di quelli che difendeva tantissimo Metal Gear Solid. Ah, è così che colgono le mele in Giappone. Si aggrappano e cominciano a scalciare. Forza, indicami sto tempio. Sto tempio! Dov'è il tempio? Non fare il fanboy del cazzo. Però all'epoca lo ero e per questo motivo non ho mai cagato. Ma in realtà Splinter Cell non lo so, forse è un po' troppo realistico per i miei gusti. Non so se mi piacerebbe, però ne ho un paio su Steam. Volendo potrei pure giocare, cioè potrei dargli una chance. Ma ci volete essere in live quando darò una chance per la prima volta ad un Assassin's Creed? Che non ne ho mai giocato uno, a parte qualche demo di quelli portatili. Dipende quale ti giochi e quanto sei disposto a pagarmi. Beh, dovrebbero pagare me per giocarci ad Assassin's Creed. E comunque penso che giocherò il 4. Sono abbastanza sicuro perché dovrebbe essere tra i pochi riusciti bene. E non è comunque tra i primi, quindi non è così obsoleto. Ce ne hai messo di tempo per venirmi a trovare. Ho qui una pergamena davvero. Nella sua. Quando Va bene, entri, insegnami provalo le magie. subito. Ok, il santuario segreto del Kuji. Che figo! Fa proprio le cose da ninja. Non ho capito cosa fa questo incantesimo, però ok. Yashirobe no jutsu? No jutsu, anzi. Yashidoshirabe no jutsu. Aspetta, cos'è che dici? Ah, sulle corde. Ah. Cos'è? Può essere attivato per la fine. Se vuole pagare anche Brodino per me va bene, ma l'avverto che non accetto fotoporno come forma di pagamento. Un pochino spogli le ambientazioni. Vabbè. Comunque non è un tripla A, è una piccola produzione, tra l'altro piuttosto vecchia, che ha comunque una grafica molto semplice, questo sì. Però, cioè, mi ricorda un po' Tai the Tasmanian Tiger, roba di quell'epoca lì. Però mi sembra più bellino a vedersi. Almeno per quello che ricordo. Poi, a parte l'essere spoglie, è proprio che sono in bassa risoluzione. Ok, ho attivato il santuario. Bonfire lit. Ha preso un incantesimo. Ah, come Soul River. No, ma seriamente. Dai, fammi la Credo tua che sei lezione. riuscito a trovare e sbloccare l'incantesimo. Con questo Adesso devo incantesimo possedere potrai il coniglio? spostarti. Kawarimi no jutsu. Ma Eccellente, Ivo. Con questa nuova forma. Inoltre ti accorgerai che gli animali hanno un ottimo. sono davvero un coniglio.
È come Super Mario Odyssey. Cioè. Ben fatto. Ora potrai possedere gli animali che incontrerai nelle terre selvagge. Anche nel nostro villaggio troverai. Sì, ci sono indie low budget, però magari un po' più recenti. Questo dico. Il tuo addestramento è completo. Ah, quindi adesso inizia il gioco. Cioè, io ho fatto solo il tutorial finora. No, comunque la cosa più importante in questi giochi ovviamente è come si controllano, e questo si controlla proprio bene. C'era pure una roba lì. Cioè, non, sicuramente non è uno dei migliori del suo genere, però è comunque molto bellino. Non ha avuto un cazzo di successo, ovviamente. Siamo avanti qua. Non penso di volere il tizio martello. Via dell'illuminazione. Vuoi un coltello? Questo è un coltello. Quello è un cucchiaio. Vedo che hai già giocato a coltellino cucchiaino. Cosa? Oh, non ho letto. Vabbè. Perché stavo saltando. Australia. Tempio, barattiamo il cambio di monete preziose e brillanti. Dov'è che dobbiamo andare? E qua. Diciamo che la corsa potrebbe essere un pochettino più rapida. Guarda come zompetta, però tutto felice. Avete un caffè? Certo, birra, arriva subito. No, non birra, caffè. Birra. Caffè. Vedo che sei pronto. Birra. So di poterti affidare questo in... a tutte le... Sì. Lascia la montagna del ninja e raggiungi l'edificio vicino. Assicurati che nessuno... Come dire che si faceva essere furtivi? Così. Ah, ok. Questi sono gli animali innocenti che sono diventati dei samurai cattivi, giustamente. Come controllare la visuale c'ero già arrivato, però grazie per l'informazione. In alto a destra c'è forse la percentuale di stealth. Aspetta, cerchiamo di capire dove andare di qua. Giustamente, perché quello sarà il villaggio vicino. Per essere un ninja non è atterrato molto silenziosamente. Ok. Mi farò sgamare dal pollo? Oddio. Non so che... Ma non so se mi conviene ammazzarli. Mi sa di no. Comunque, chi ha colto la citazione di Angela, immagino di sì che ha scritto LOL.
cappello ninja può essere usato come protezione. Ah, finalmente ho capito a che serve, a parte come barca. Ninja, ninja. Però non puoi indossare spada e cappello insieme, giustamente. Ah no, è una rana. Voglio diventare la rana. Si può fare. Puoi essere una rana. Robin Hood un uomo in calzamaglia. Quando c'è lo sceriffo con i soldati al seguito. Che cantesse. Spiantatela, idioti. Quando se ne torna indietro, tipo che lo manda via, però legato sotto al cavallo. Piantatela, idiota. Cos'è? Petalo. Voglio essere anch'io una rana. Devi comprarti Super Mario Odyssey, perché in quello è la prima trasformazione che ti danno, la rana. Beh, mi sono perso delle cose. Però... ok. Raggiungi il villaggio in fiamme. Quindi è diviso a livelli, non è proprio un open world. Ovviamente questi sono i maghi neri di Final Fantasy, però se fossero stati sui samurai. Oh, allora le fiamme non sono arrivate spontaneamente. Qualcuno ha appiccato l'incendio. No, 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 calma. Giovane ninja, il villaggio è sotto attacco. Fortunatamente i samurai dall'altra parte del fiume non hanno bruciato il ponte prima di attraversare. È meglio a sconfiggerli, ninja, prima che... Non lo troveranno il modo di attraversare, però va bene lo stesso. Grazie per la dritta. Però io potrei essere una gallina. Sì, so già come... Ah. Ai. Sono un po', eh. Ai. Ah, guarda i bastardi lì. Quelle sfere rosse immagino mi servano a livellare. Ok, ho battuto tipo il mini boss. Torno da lui per ottenere una ricompensa. E con queste tre sfere rosse cosa succede? Ma guarda quante bestie! E io le posso controllare tutte. Posso essere un volpino. No. No! Ah, ok, no, pensavo si fosse bloccato, che avevo tentato di fare qualcosa troppo fuori dagli schemi. No, non avevo provato ad attaccare controllando gli animali. Aspetta, adesso la voglio vedere sta cosa. E la rana nuota? No. Allora è un po' una fregatura, scusami. Super Mario Bros. 3 insegna che il costume da rana è pessimo sulla terraferma, però... come
Ah, e questo è il verso che fanno. Vabbè. Salve. Beh, basta, torno a essere un ninja. Quelli non erano dei samurai qualsiasi. Una qualche magia oscura ha trasformato gli animali innocenti della foresta in servitori malvagi. Devo tornare alla montagna del ninja e parlarne al tuo maestro. Sì, i versi sono carini. No, allora, se sei trasformato in bestia, i nemici non ti dovrebbero poter attaccare. Mi pare che aveva detto così. Ah, ma io posso liberare gli animaletti. Ah, è quello che mi ha appena detto. E mi dà dei punti esperienza. Questo bambù però non si può tagliare. Foresta di giada. Dovrebbe essere un gioco proprio mini comunque, nel senso che non dovrebbe durare tanto. Sfere di energia. Ah, ah, giusto, le sfere di energia rosse. Ma a che serve? Allora. Ah, non mi attaccano se mi paro. Invece sì. Ah, però con un dito lo deve aprire. Ci sono gli orsetti. Cos'è quello? Un fagiano? No. Ah, giusto, perché li uccidono e diventano di nuovo degli animaletti teneri. Ah, ecco com'è l'attacco. Mi piace quest'idea. Ah, solo Hiro. Perdonami. Madonna, no, sono morto. Ok, sono morto. Comunque non mi sembra una grande idea passare al tizio col martello. Far Cry 3 Intensify, sì. Cioè, anche l'attacco speciale di questo mi sembra incredibilmente più utile. Ah, il suono diventa più acuto man mano che il nemico si sta avvicinando alla morte, chissà. Sembra di sì, però. Ok, allora, adesso devo trovare... Esatto, mi conviene mangiare. Allora, è come un dottore ma con la P. Un pottore? No, un prosciutto. Main story dottore, ok. Avrei voluto doppiare la voce di questi samurai. Io ho avuto quello che ho giocato un solo Far Cry nella vita, a quanto pare il più figo. Blood Dragon? Quello è il più figo, è l'unico... Vabbè, a parte il primo pure ci ho giocato. E non era malaccio, però ci ho giocato che era veramente vecchio, quindi... Insomma, non... Diciamo che alcune delle avanguardie tecniche di cui si poteva vantare non hanno avuto grande utilità su di me. Ah, quindi tu sei un orso finché non prendi danno. Aspetta, orso, torna qua che mi torni utile.
È incredibilmente potente comunque. Io voglio livellare di nuovo. Giglio tigrato. Il giglio tigrato. Aug. Guarda, io ce l'ho il 3, volendo ci potrei anche giocare. Però non mi sembra il tipo di gioco che mi può piacere più di tanto. È un po' troppo realistico per i miei gusti. Ah, c'ho pure gli shuriken che non li ho mai usati. Ah, c'ho pure le bombe. Cosa fa? Riporta l'energia di chi? La canna da pesca. Va bene, pescherò. Aspetta. No. Non ci sono più. Invece no. Giusto, gli animali intrappolati. No, questo... No, ho sbagliato. Ah, è un cane selvatico. Ma è tipo un coyote, non lo so. Ma non sono mini solo i ninja, allora, è tutto in miniatura. Dica canna da pesca. Colline di giada. Puoi passare inosservato... con i nemici, e gli animali grossi a quanto pare sono ottimi per far fuori i nemici in un attimo. Sì, comunque è sicuramente un gioco indirizzato ai più piccoli, quelli che si avvicinano da poco magari ai videogiochi in 3D, perché è molto... in realtà comunque c'ha un bel po' di opzioni di cose, però è... molto easy, ecco. Proviamo gli shuriken. Ah, li stordisce. Quindi c'è della tattica qui. Divido santuario. Tipo che devo andare di qui? Sembra proprio di sì. Ecco un santuario. Usa un anemone come offerta, Petalo blu. Anemone, perfetto. How convenient. Canna da pesca, sì. La pesca è un frutto, come la canna da pesca. Ma vabbè, la canna da pesca non è un frutto, però la parola è la stessa. Pesca come pesca, e pesca come canna da pesca. No, ma questa cosa è inutile che mi rompi il cazzo, perché io non ho proprio... Siccome non me l'hanno mai... Cioè, da me questa cosa non esiste fondamentalmente. Nessuno mi ha mai corretto, io non riesco neanche a sentirla la differenza nel tono. Cioè... proprio è come se io fossi... come se fosse...
Non lo so, non so spiegartelo, però proprio è una cosa che, ripeto, l'ho scoperta forse oltre i 20 anni comunque, perché nessuno mi ha mai spiegato questa cosa che c'erano le vocali aperte e chiuse, quindi per me c'è solo la vocale, fine. Ok. Ok. No, ma io voglio essere un facocero. Sì, forse è un cinghiale o forse un facocero. Comunque, come puoi vedere... Ok. A quanto pare il mio travestimento da gattino non ha funzionato. Qualcosa deve averli insospettiti. No, comunque è frustrante sta cosa delle vocali aperte e chiuse, non credere, solo che ci ho un po' rinunciato perché hanno provato a spiegarmelo, ma io continuo a non sentire la differenza. La gag degli animali è solo nella tua testa. Tutti gli altri vedono un coglione travestito da ninja che se ne va in giro a quattro zampe. Tutto il mondo spirituale in realtà è nella sua testa. Spoiler: Tempio di Giada. Konnichiwa, giovane ninja. Konnichiwa. Si dice Konnichiwa. Non Konnichiwa. Ho delle pozioni da preparare, no? E purtroppo c'è un ingrediente che non riesco. Dei fiori. Cerca un fiore bardana. Questo. Eccolo qua. Però sono un po' curioso di andare a vedere cosa c'è lì sopra. Ah, finalmente sei arrivato, ninja. Ah, qui compro le cose. Fiaschetta dello scudo. Arrivederci, no, ninja. Tutti gli abitanti del regno pregano per il Giglio Tigrato. Sei sempre il benvenuto qui, specialmente se porti con te dei soldi. La figlia del capo indiano. Beh, insomma, nei templi si spendono soldi, è proprio come la religione vera. Hai trovato. Ti ho portato il fiore di Bardana, grazie per la fiaschetta di stabile. Tempio di Giada, aspetta, dove devo andare? Vediamo come funziona questo flauto. Ah, così. Guardate la tattica, che la strategia che si può mettere in atto in questo gioco. Sì, va bene. Se me lo dici ogni volta, però si perde un po' il senso del cercarli. Sì, comunque Hiro è quello principale.
E l'idea che ci siano così tanti personaggi secondari è strana. Cioè, mi sembra anche un po' superfluo in realtà. Pozione curativa. Dove sono andate le farfalline? Lì. Aspettatemi. La barchetta. No, ma sta cosa della barchetta è carinissima. Oddio, le rapide. Questo non me l'aspettavo. Aiuto. Finito. Finito. È tutto finito. Ok, devo ancora scivolare nelle rapide. Vediamo le farfalle, lo sapevo che non poteva essere fine a se stesso. Un'anemone. E qua c'è l'anemone. Addirittura il tornado. Chi è Giada? Lore Intensify. Potevano curare meglio la host. È abbastanza generica, sì, però sta molto in background, non è che ci fai troppo caso. Forse ce l'ho la host, tra l'altro. Anche le ambientazioni, i prati vuoti, ma ficcatelo qualche fiore, vabbè. Cazzo. Fortuna non mi faccio male, perdo solo tempo. Non posso manco saltare le rocce, a questo punto mi chiedo perché farmi saltare. È finita? No, dice di andare di là, quindi io magari vado di qua. Posso credere che non ci sia niente? Sì, vabbè, me l'hai spiegato un sacco di tempo fa del salto a parete, così mi rovini il piacere di capire cosa devo fare. Il cappello di pietra. Non credo che sia quello che devo fare. No. Beh, qualcosa ci sarà. Non penso che finisce lì. Preso il cappello di pietra e basta. Non è chiarissimo comunque. Ok. Ah, si può correre mentre si. Ok, carino. Scendi. Ok. Un'altra statua Gizo. Dov'è che dobbiamo andare di là? Che poi è un po' inutile che ti faccia premere il tastino per usare la barchetta se tanto non hai contro a farlo, però va bene. Prendiamo tutto, tutte le radici. Immagino che la strada sia questa. Forza. Fai un po' di warrun, no? Ok, non ci arrivi. Eppure mi dice di andare di qua. Dubito che, di dover diventare la rana. E neanche il wall jump sembra aiutare. Allora proviamo a fare il giro dall'altra parte. Buonanotte, Brodino. Alla prossima. Qua si pesca. Com'era che si pescava? Tornando. Canna da pesca. Ok. Ah, è come in Monster Hunter, perfetto.
Allora, che facciamo? Vogliamo abboccare oppure no? Guarda che saltano tutti fuori dall'acqua. Ma vaffanculo adesso che te l'ho tolto. Va bene, leggiamole. Ah, attirare il pesce, va bene. Aspetti di contorno? Tipo? A parte il fatto di essere molto umile come gioco, intendo. Ah, solo sushi si trova, va bene. Posso definirmi soddisfatto. Il fatto è che ha diverse meccaniche che però non sono così essenziali. Ma vaffanculo. Tipo lo stealth finora non mi è sembrato mai ne valesse realmente la pena. Comunque sì, diciamo più che altro secondo me il punto non è che non sia. Che abbia dei difetti grossi, ma semplicemente non è neanche tanto ambizioso e non eccelle in niente. A parte l'effetto cuteness che comunque ha il suo perché. Dove si va di qua? Qui dovrei essere al sicuro. Certamente il sistema di combattimento non è elaborato, per esempio. Però non è che non funzioni, funziona, solo che è tutto molto semplicistico. Questi oggetti per qualche motivo non si possono rompere, gli altri sì. E poi ha tante cose belline proprio a vedersi, tipo questa animazione qua che non ha alcuna necessità di esistere, visto che è giusto per ridarti la vita che serve l'albero. Però è carino. No, non è ambizioso perché non è che cerca di fare niente di così diverso. Cioè, mi sembra che appunto loro abbiano voluto fare un gioco comunque molto easy, che avesse un buon appeal, senza cercare di reinventare la ruota. Cioè, ma lo stesso lo si può dire della maggior parte dei platform così, insomma. Ma più che altro sono le texture che sono blande, secondo me è per quello che gli ambienti sembrano più spogli, perché comunque non è che non c'è per niente un minimo di oggetto, però le texture sono proprio piatte, ecco. Comunque, io al prossimo checkpoint sinceramente chiuderei anche tipo qua. Perché no? Ci ho giocato un bel po' alla fine. Carino. Stavo guardando se c'è la pioggia. Non sembra che la pioggia impatta su
personaggi e gli oggetti. Ah, consumi la resistenza quando schivi.